Alessandro Sortino, allora inizia questa tua nuova creatura che si chiama Nemo. Nemo vuol dire tante cose, in questo caso cosa? In questo caso vuol dire, per me, vuol dire la risposta che ha dato Ulisse al ciclope. Come ti chiami? Nessuno. Si è salvato la vita. Si è salvato la vita. Quindi ogni tanto sparire e far finta di non esistere può far bene? Far finta di non esistere vuol dire esistere al di là del proprio personaggio, togliersi la maschera del personaggio e quindi esistere davvero, no? Indossare la maschera di come si è per davvero, per una volta. Quindi Nemo, nel senso, non sono quello che voi pensate, sono altro. Senti, anche tu sei un ex iena come Lucci. Lucci ha lasciato le Iene, tu hai lasciato Beati Voi di TV2000, ti avevamo seguito. È una cosa definitiva oppure pensi di ritornare? Allora, io sono un libro professionista, quindi faccio quello che mi pare. Dipende se mi vogliono, però per me le porte non sono mai chiuse. Ho lavorato un po' dappertutto, quindi... Come nasce l'idea di Nemo? Che somiglia un po', che non sia un'offesa, insomma, assomiglia un po' alle Iene. Comunque ci sono servizi, reportage, però il linguaggio è tutto un altro. Sì, speriamo di... insomma... non è che le Iene adesso sono brutte, no, perché per cioè io poi amo tutti i programmi che ho fatto e le Iene è stato il primo, diciamo, quindi ancora di più degli altri. Noi raccontiamo la realtà, diciamo che c'è meno rispetto alle Iene la denuncia, no? Le camere nascoste, questo non c'è, c'è più il racconto della realtà, appunto, immergendosi nella realtà, è più quello. Poi magari un giorno le faremo anche le denunce, ma non è il nostro business, diciamo. E fate anche ridere perché tu hai detto, insomma, che informazione e comicità possono anche andare. La cosa differente alle Iene è il fatto che tra un servizio e l'altro non c'è un balletto, ma ci sono persone che vengono a raccontare la loro storia. Ecco, questo è diverso, insomma. E anche i pezzi sono. Il linguaggio è diverso. Quello che speriamo che invece di riuscire a ereditare dalle Iene è l'atteggiamento originario di raccontare la realtà attraverso un'esperienza di una persona che ci andava sul serio. Noi cercheremo di farlo senza partire da una tesi, cioè senza dire adesso vado a beccare il cattivo, ma magari diventandoci amici del cattivo per capirlo, per capire che magari noi siamo un po' come lui, no? Ecco, togliendo la maschera. E lì entra in gioco Giorgio Montanini. E lì entra in gioco Giorgio Montanini. Okay. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao.